Ti piacerebbe essere felice, davvero felice? Non parlo solo di provare gioia e divertimento, che sono sì importanti, ma parlo di una felicità intima e personale, una felicità profonda, un insieme di soddisfazione, appagamento, eccitazione, passione, gioia, amore. C'è un insieme di queste cose. E oggi ti spiego come puoi creare la tua felicità dall'interno. Come tu puoi creare la tua personale felicità. Sei pronto? Sei pronta? E benvenuto in Pelle di Coaching. Io sono Mauro Pepe. Questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale concentrata sul tuo salto di qualità. Resta agganciato. Condividi questi contenuti con i tuoi amici. Metti mi piace. Iscriviti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto. Ma poi soprattutto seguimi la mattina su Telegram, ogni mattina la perla del buongiorno, e poi su Instagram. Oggi parliamo di felicità. La felicità non è un'emozione di base. A livello genetico e a livello evolutivo non ci serve per la sopravvivenza, quindi non è una delle emozioni che l'uomo prova più facilmente. Ahimè, è proprio così. È un'emozione, o meglio, è uno stato emozionale che alza tantissimo la qualità della nostra vita, ed è uno stato emozionale che può essere creato, e dobbiamo fare delle azioni noi in particolare per poterlo creare. Purtroppo però sulla felicità ci sono un sacco di modelli di pensieri improduttivi o cazzate. Un sacco di cazzate che io leggo continuamente. C'è chi pensa che la felicità non esista. No, la felicità esiste, assolutamente sì. Oppure c'è qualcuno che pensa che la felicità dipenda da quello che succede all'esterno. Oppure dipende dagli altri la nostra felicità. Oppure un'altra cosa è che io non posso essere felice. Insomma, tutti errori di concetto, errori di interpretazioni. Vediamo qual è la verità. La verità è che la felicità esiste e dipende soprattutto da noi. Non dipende da quello che accade all'esterno dalle altre persone, dipende da come noi interpretiamo quello che succede, dipende da quello che noi facciamo in base a quello che ci accade. E infatti la felicità può essere creata da noi ed è legata alle nostre convinzioni, alle nostre azioni quotidiane, ai nostri comportamenti e anche alle nostre scelte. Ora ti spiego alcuni modi per creare la felicità, alcuni che io adoro in maniera straordinaria. Il primo lo adoro proprio. Infatti, partiamo subito a bomba: lavorare sui propri bisogni evolutivi. Esistono 6 bisogni, 4 che vogliamo soddisfare tutti: il bisogno di sicurezza, il bisogno di varietà, il bisogno di importanza e il bisogno di unione e amore. Ma ci sono 2 bisogni evolutivi molto importanti: il bisogno di crescita, quindi migliorare le nostre abilità, fare crescita personale, evolverci, e il bisogno di contributo, contribuire alla vita degli altri, contribuire ad alzare la qualità della vita degli altri. E oggi il bisogno di contributo è veramente molto importante, in questo periodo storico è ancora più importante. Quindi lavorare sui propri bisogni evolutivi: 1. Entrare in un percorso di crescita personale, un percorso evolutivo, e contribuire ad alzare la qualità della vita delle altre persone ci può rendere davvero felici, a un livello di felicità veramente elevatissimo. Un altro modo per creare felicità è concentrarci bene su quello che abbiamo. Essere grati, ma grati davvero per quello che abbiamo. E io non parlo solo di roba concreta, fisica, tangibile, anche quello è importante, per l'amor del cielo, ma tutto quello che abbiamo dal punto di vista della sicurezza, delle relazioni, delle cose tangibili, delle opportunità, eccetera. Sentirci davvero grati per quello che abbiamo. È vero, ci sono cose che non abbiamo e che vogliamo, ok, lì ci lavoriamo per ottenerle, ma se io mi concentro sempre su quello che non ho, ovviamente mi sentirò sempre mancante. Se mi concentro su quello che ho e parto da lì come se fosse la mia base e mi sento davvero grato, quello aiuta tantissimo a creare la felicità. Un altro modo per creare la felicità è vivere il proprio sogno. C'è qualcosa che ami davvero fare, ma che ami con tutto te stesso, con tutta te stessa? C'è qualche cosa? Occupati di quello. E se già fai quello che ami, sai benissimo di cosa parlo. Se non sai ancora cosa ami o non fai quello che ami, è arrivato il momento di cambiare. Stabilisci cosa ami davvero e fallo. Fallo tutti i giorni, fallo tutti i giorni. E poi se hai una vera mission su questa terra o qualcosa che ti entusiasma più di ogni altra cosa, vivi il tuo sogno. Ma non solo legato a un risultato da raggiungere, vivi il tuo sogno lungo tutto il percorso. Questo ti aiuta a creare molta felicità. Il mio sogno si chiama Vinci con la Mente, tu fai parte
nel mio sogno. Un'altra cosa fondamentale è stabilire quali sono i nostri valori, la nostra scala di valori, e vivere coerentemente con i nostri valori. Te lo ripeto, vivi coerentemente con i tuoi valori. Più tu vivi coerentemente con i tuoi valori, più ti senti soddisfatto e appagato, più ti senti in connessione con il tutto e più crei felicità. E infine, cura la tua spiritualità. Avere una grande fede è importantissimo. Esistono tantissimi modi per vivere la spiritualità e tutti i modi vanno bene. Quello religioso, benissimo. Quello energetico, benissimo. Quello estremamente personale e evolutivo, benissimo. Ma cura la tua spiritualità. Tutti questi argomenti io li tratto nel leadership personale, questo master in gestione delle emozioni che ti può permettere di prendere in mano la tua vita. Ebbene sì, puoi prendere in mano la tua vita e creare davvero la tua felicità. Dentro trovi sia i corsi tipo vincere l'ansia che ginnastica emozionale. La ginnastica emozionale è un modo per allenare le emozioni, tra cui anche la felicità e l'emozione speciale. E poi questo, ci sono delle coaching con me in mentoring, perché ti prenderò e ti trasformerò completamente finché non diventi cintura nera in gestione delle emozioni. Prendi in mano la tua vita. Ti ricordi i bisogni evolutivi, crescita e contributo? Ecco, la crescita. Entra in un percorso di crescita personale. Farà completamente la differenza nella tua vita. Ti permetterà di trasformare quello che hai. Perché quello che fa la differenza non è tanto il modello di pensiero che hai oggi, le cose che hai oggi o le situazioni che vivi oggi. È quello che puoi raggiungere, è il percorso, il vivere all'interno del tuo sogno e vivere all'interno di quello che ami davvero, creando quello che ami davvero. Perché ricordati, e questo è l'ultimo concetto di questo video, che tu puoi creare la tua felicità dall'interno. Il leadership emozionale può essere un facilitatore. Se sei interessato a saperne di più, nelle descrizioni metto un link, cliccaci sopra, metti nome e mail e vedrai un video dove presento per bene tutto, dove ti racconto anche qualcosa di mio molto personale, come il mio anno Ribbles del 2012. Questo video finisce qui, tu nei commenti scrivi quello che pensi, ponimi qualsiasi domanda, io cercherò sempre di rispondere, e ricordati, rispondo io in prima persona, non faccio rispondere i miei collaboratori, almeno fin quando ce la faccio. Ti do un abbraccio affettuoso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.